Allora, sono momenti un po' particolari questi, quindi cercherò di, in questa mia brevissima lezione, introduzione, di dare qualche indicazione che deriva dal mio vissuto di questi giorni e comunque dalla mia esperienza. Quindi vi prego di non arrabbiarvi, darò per alcune informazioni forse tecnologicamente scontate o per altri non conosciuti. Comunque sia, avrete queste slide, le potete riutilizzare, smontare, copiare, incollare, farne ciò che volete. Ok, aspetto un altro minutino affinché tutti siate in aula. Ok, Antonio, Giovanni, Ina, Vincenzo, Daniela, ci siete tutti, perfetto, state arrivando. Ovviamente questa registrazione va anche in diretta su Facebook, poiché hanno risposto in tantissimi. Quindi vi ringrazio. Bene, direi che possiamo partire. Partiamo come? Beh, allora, prima di partire con i contenuti tecnologici o suggerimenti, volevo fare una chiacchierata introduttiva, un preambolo, una breve introduzione per descrivere la situazione che sto vivendo io adesso a Torino, in questa situazione che stiamo poi in realtà vivendo tutti. Da ieri sera sappiamo che cosa è successo. Che poi per certi versi, non so se per voi è quasi surreale questa situazione. Vi racconto prima una prima sensazione che ho avuto ieri sera chiacchierando con la mia famiglia, per poi dirvi dove voglio andare a parare. Allora, sono abbastanza grandicello e ho avuto forse il privilegio, forse la fortuna di vedere la prima pagina web pubblicata su internet, nel senso che ho visto la pagina il primo giorno che è stata resa pubblica, ma non avevo mica tanto idea che quella dovesse diventare poi una rivoluzione a livello di comunicazione, a livello mondiale. E allo stesso modo, poiché sono fiducioso, anzi, cosa dico, sono strafiducioso che riusciremo a dare un calcio a questo virus, a questo Covid-19, mi sembra che questo intenso sforzo che tutti stiamo facendo nell'aiutarci insieme, nel trovare il modo migliore per supportare i nostri allievi online, conduca inevitabilmente a una riflessione sul modo, con cui in generale facciamo didattica in presenza. Almeno a me viene da pensare così. È una sensazione. Porterà tutto questo a dei metodi innovativi, cioè metodi didattici innovativi. Perché poi la vera innovazione in questo gran movimento non è nello strumento, ma nel metodo che fa uso anche della tecnologia. Quindi stiamo vivendo una situazione particolarissima, mai vissuta fino ad ora. Situazione che ci porta a una modifica, direi radicale, almeno per me, nel modo con cui lavoro io e studio e lavorano e studiano i miei studenti. Immagino che voi tutti in questo momento siate alle prese con il riformulare procedure lavorative e capire quali soluzioni metodologiche adottare in funzione degli strumenti tecnologici, scusate, che disponete voi e i vostri studenti. È un gran paciocco perché gli studenti hanno tecnologie diverse, piani tariffari diversi, banalmente per connettersi ad internet. Quindi è veramente complicato gestire questa complessità. Quindi in questi giorni sto supportando, per quanto mi è possibile, molti amici che operano in diverse scuole, di ordini e gradi diversi. E rilevo un problema. Il problema più grave da far fronte è il disordine organizzativo nella gestione della didattica online. Ma non perché questo sia una pecca, perché effettivamente non siamo abituati a questo. Quindi pianificare velocemente un'emergenza è cosa complessa. Quindi continue riunioni online, cercare messaggi WhatsApp, Telegram, è un gran disordine. Disordine derivante quindi da scelte, e molto spesso sono derivanti da scelte tecnologiche non idonee, che in alcuni casi non tengono conto della tipologia di connessione che abbiamo, o dei dispositivi di cui dispongono i ragazzi, o banalmente perché alcune scelte sono complesse da utilizzare. Okay? Cito una domanda di una cara amica e collega, Laura.
Durante una nostra telefonata di qualche giorno fa mi chiedeva Michele, quindi dimmi come ti comporti in questa situazione, da dove parti per gestire? Beh, premesso che io non ho mai vissuto una situazione del genere, ho vissuto situazioni analoghe tanto tempo fa, quando c'è stato il terremoto in Irpinia, ma ero piccolo, e le mie esperienze derivano dai racconti di mia moglie, per esempio, che ha vissuto quelle situazioni e quel disagio scolastico e non solo, quella tragedia. Quindi, quando mi trovo a gestire un sistema complesso, mi viene spontaneo adottare un pensiero, concedetemelo, minimalista, semplice, quello che tendenzialmente adotto a scuola. Analisi delle competenze attuali dei miei studenti, della tecnologia che loro adottano, analisi delle risorse, è fondamentale, tutto ciò deve avvenire un passettino alla volta. E bisogna respirare e iniziare a scrivere, progettare. Quindi, questo è il primo consiglio, quindi nulla di più. E poi ovviamente, come tutti, aggiungo la mia esperienza, quindi nessun trucco, nessun inganno. In generale, in un ambito scolastico, suggerisco strategie che tengono conto soprattutto di chi ha poca dimestichezza nell'uso di sistemi di comunicazione online. Da lì, ovviamente, a crescere. L'obiettivo quindi è creare una situazione serena nel gestire gli strumenti. Dico questo perché, rispondendo sempre a videochiamate continue fino a sera tardi, a videochiamate di ansiose di colleghi bravissimi nelle loro materie, che si sentono impreparati nell'uso della tecnologia. E spesso, dopo una chiacchierata di circa 15 minuti, scopri che l'impreparazione non è nei confronti dello strumento tecnologico, ma nell'accettare il cambiamento. Quindi una di quelle competenze che dovremmo insegnare ai nostri ragazzi. Bene, quindi un passettino è stato fatto. L'importante è capire che questo, che accettare il cambiamento e accettare di continuare ad imparare continuamente sia una delle nostre funzioni principali. Infatti, in modo scherzoso dicevo a questa mia collega di matematica: ma scusami, tu spieghi integrali, derivate, trasformate di Laplace, sai il latino e il greco e ti spaventi di fronte a un applicativo web? Non è un problema. L'importante è, giusto per citare la moglie istruttrice di yoga, far bene il proprio lavoro è necessario. Allora, per far bene il proprio lavoro è necessario avere consapevolezza di ciò che si è e ciò che si fa e non far male a nessuno. Quindi, nuovamente, pensare semplice. Quindi, grazie Giovanna. Ora vediamo come, in maniera, come piace dire a me, osmotica, tutti insieme possiamo aiutarci. Attenzione, anch'io in questo momento sto imparando con voi, non è semplice comunicare e anch'io mi sto esercitando, soprattutto con i miei allievi, perché i contesti sono cambiati. Bene, quindi quello che mi piace preparare è uno starter kit, la cassetta degli attrezzi. È un'idea che mi è sempre piaciuta, e quindi una collezione di strumenti che posso usare subito, da lì a crescere per costruire il mio percorso di apprendimento all'uso delle tecnologie. Quindi quello di cui non ci dobbiamo preoccupare, e non è il momento di preoccuparci, di fare splendide registrazioni video o slide stupefacenti. L'importante è comunicare e sanare subito questa situazione di mancanza, no? Quindi dobbiamo contattare i nostri allievi. Non preoccupiamoci se le slide non sono perfette, il video non è perfetto. In genere, cosa faccio? Adotto, poiché molto spesso anch'io io non so usare tutti gli strumenti, adotto un comportamento iterativo ciclico. In genere, cosa faccio? Imparo, spiego, miglioro, mi confronto con i colleghi e con gli allievi e così via, e ripeto continuamente questa azione. Questo approccio iterativo posso tradurlo anche in non imparo ad usare prima lo strumento e poi lo uso, ma lo uso subito per spiegare e usandolo imparo. Okay? Cosa abbastanza banale, ma che mi permette di essere un pochino più rapido. Quindi
Quindi, insomma, un approccio da maker, ed ovviamente senza avere il timore di far figuracci con i propri allievi, tanto se sei autorevole, loro capiscono e ti danno una mano. Per sottolineare questo approccio, che adotto spesso, vi narro una bella videoconferenza che ho avuto l'altro giorno con una bravissima docente di informatica, forse la più brava che conosca io, che lavora in una scuola superiore di Torino, che poi un altro non è che mia sorella. Quindi una sponsorizzazione è questa. No, a parte gli scherzi, entrambi non siamo soddisfatti dei sistemi gratuiti per fare lezioni online. Cioè, nel senso, ce ne sono di migliori, li stiamo valutando, per ora ci allineiamo a quelli che ci vengono anche proposti dalla scuola, o comunque quelli che sono più idonei per le velocità di comunicazione e le competenze dei nostri allievi. Uno fra tutti stavamo testando l'uso di Zoom US, che poi vi mostrerò, di cui vi mostrerò il sito, che conoscevo ma non avevo mai usato, giusto per mostrarvi la pagina web in modo tale che rimanga sul video. Stavamo testando questo software. Scusate, la linea non è velocissima, e anche questo è un problema. Comunque, perfetto. Ritorno alle slide. Come vi stavo dicendo, stavamo testando questo software, che vi invito ovviamente a provarlo. È pieno di funzionalità, mi consente di condividere tutto, addirittura lo schermo del mio iPhone, o di una seconda telecamera, una terza telecamera collegata, avere una whiteboard, eccetera, eccetera. Ma comunque poi vi darò indicazioni. Insomma, si riesce a fare webinar di una certa importanza. La versione gratuita vi consente di una limitazione a 40 minuti, che poi dopo qualche ora di utilizzo vi viene estesa, e potete gestire fino a 100 utenti contemporanei nella versione gratuita. Quindi è un oggetto fantastico per il supereroe didattico. Detto ciò, vi ho segnalato questa risorsa, ma questa brava collega sorella mi raccontava che anche lei sente da parte dei colleghi l'ansia di dover imparare uno strumento per poi realizzare lezioni online, ansia da prestazioni didattiche sostanzialmente. Mi è piaciuto tantissimo l'approccio che ha avuto, e poi alla fine che poi alla fine non è altro quello che io sposto io, cioè imparo, spiego, miglioro, mi confronto. Il suo approccio è stato il seguente: ho valutato l'applicazione Zoom US e ho valutato che questo andava bene per le mie spiegazioni. Sono cosciente che non lo so usare, però mi concentro sui contenuti didattici e sulle funzionalità di base. Dopodiché, cosa faccio? Gli allievi hanno il compito di aiutarmi a scoprire le decine di funzionalità nella piattaforma per migliorare la modalità di interazione didattica, e io nel mentre la uso per fare loro lezione. E questo, secondo me, è un bel concentrato di didattica innovativa. Detto ciò, quindi, il problema non è nello strumento, ma nella metodologia che adottiamo. Quindi sarà innovativa? Chissà. Questo Covid-19 ci darà il tempo per rifletterci su. Bene, fatto questo preambolo, di che cosa parleremo oggi? Allora, prima di darvi altri contenuti, due indicazioni tecniche. Ci sarà l'esigenza di parlare con me. Domande che potrete fare voi direttamente attraverso l'interfaccia che stiamo usando per il webinar, quindi GoToMeeting. Oppure direttamente potete farlo sul mio sito personale, che adesso vi mostro, in modo da facilitare la comunicazione. O ancora meglio, potete comunicare via mail a Tecnica della Scuola, che poi comunicherà a me. Se avete necessità di
di essere veloci, potete usare la mia pagina principale, cioè il mio sito, fucci.it, e sulla destra ho predisposto da tempo una sezione domande. Un clic su domande e qui sarete reindirizzati su un form in cui vi chiedo alcune indicazioni di me, di contatto, per potervi poi rispondere. Grado il livello di l'ordine di scuola a cui appartenete, successivamente dovrete selezionare il corso che state seguendo e poi con un clic mi spedite la domanda. Questo mi permette di popolare un foglio di calcolo con Google, fogli di calcolo, in cui poi andrò a prendere le domande e ne creerò poi un FAQ che utilizzerò per rispondervi, ma comunque per popolare una pagina specifica del sito Tecnica della Scuola che andrà online nel pomeriggio in serata, dedicata al supporto alla didattica a distanza, quindi tutorial, questa stessa registrazione e l'utilizzo di software e soluzioni adottate anche da altre scuole. Okay. Verifico solo se ci sono domande. Allora, qualcuno mi chiede, allora iniziate a chiedermi informazioni riguardo ai contatti. Allora, ti mostro per rispondere a Giovanni che vedo adesso online, tutte le informazioni di contatto le trovi sul mio sito, qua, guarda, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, SlideShare, ovviamente anche la mia mail su Telegram e mi trovi col mio nome, Mafucci, quindi mi trovi anche lì, ok? Perfetto. Bene, di che cosa vi voglio parlare? Allora, come fare didattica a distanza? Attualmente voi trovate tantissimo online, e ci stiamo muovendo tutti, ognuno supporta i colleghi che non sanno usare alcune tecnologie, trovate tutorial online, filmati YouTube, gruppi Facebook che si stanno attivando. Quindi non volevo orientarmi solo su uno specifico software. Sì, certamente vi indicherò che uso Google Meeting e lo userò fra un'oretta con i miei studenti per fare lezione, vi darò due dritte per utilizzarlo, però volevo solo creare una prima mappa. Ce ne saranno altri, ci saranno altri webinar in maniera gratuita che verranno distribuiti da Tecnica della Scuola, ma anche da altre scuole. Ieri parlavo in videoconferenza con il mio dirigente scolastico e sul territorio ci stiamo attivando, soprattutto le scuole superiori dove gli ITIS, i tecnici, e non solo, dove ci sono persone che utilizzano spesso la tecnologia, insomma. Dedicheremo parte del nostro tempo e delle nostre anche risorse private per supportare a distanza i colleghi di scuola elementare, media, ma tutti. Okay? Cercheremo di creare una rete, okay, per supportare il territorio. Okay? Bene, quindi di che cosa vi voglio parlare? Beh, gli obiettivi sono quelli che ovviamente trovate, che avete trovato nell'introduzione e nell'iscrizione al corso. Come realizzare e gestire una didattica online e quali strumenti scegliere. Ora, il problema più grande, poi, alla fine, come dicevo prima nell'introduzione, non sono gli strumenti tecnici, ma il come si fanno queste cose, come si costruisce una didattica, beh, una didattica online. Questo non è così scontato, non è scontato per nessuno. Notavo alcune azioni che stanno facendo alcuni colleghi, soprattutto nell'altra stanza, qui di fianco c'è mia figlia che sta seguendo una lezione con un suo docente. Alcuni tendono, a mio avviso, non in modo molto corretto, di prendersi l'intero tempo in presenza, lo dedicano per fare lezioni online. E questo è deleterio, tant'è che crea nervosismo negli studenti e poi una lezione online non può essere condotta in questo modo. Non si può avere continuamente una persona, un faccione di una persona che parla senza un'interazione, ok?
e per così lungo tempo. Quindi creare pillole, video, insomma, vedremo. Ho tirato giù un decalogo di comportamento che sto compilando io in questo momento con i miei allievi, sbagliando io stesso. Bene, cosa sta succedendo? Allora, l'idea iniziale, questa idea è un'idea della scorsa settimana e ringrazio Antonio, mio caro collega con cui lavoro, presso l'ITIS Pininfarina di Moncalieri. È stata quella di fare immediatamente un veloce questionario con Google Form per valutare dispositivi utilizzati per la connessione, computer, smartphone, tablet, velocità di connessione e quant'altro. Questa cosa è essenziale, ovviamente. Non posso prevedere di fare splendide video lezioni usando applicativi web senza valutare il fatto che magari un mio allievo utilizza una connessione dati a consumo. Ed accade, accade anche a Torino, ok? E non solo gli allievi, sono anche i docenti, eh? Quindi questo è un problemino. Ma se non si può realizzare un questionario online, come faccio? Allora, utilizzo strumenti conosciuti da famiglie e studenti, sito internet della scuola e registro elettronico. Altra telefonata da parte di una collega. Michele, molti genitori non hanno mai fatto accesso al registro elettronico ed alcuni non hanno mai ritirato le credenziali di accesso al registro. Questo è un gravissimo problema. Eh? Bisognava ovviamente sanarlo prima di iniziare l'anno scolastico, ma una situazione del genere non può essere accettata o comunque bisogna trovare un canale. Attenzione che questo non è solo il problema della scuola piccolina, ok? Sto parlando in questo caso di Torino perché è la mia realtà, anche della scuola grande. Alcune volte, magari non è il registro elettronico, ma alcune volte capita spessissimo che i genitori non leggano le circolari, soprattutto in questo periodo di urgenza in cui stiamo modificando radicalmente il nostro modo di lavorare. Quindi abbiamo necessità di capire se dall'altra parte qualcuno ci sta ascoltando. Okay? Non è la totalità dei genitori, ma capita anche questo. Okay? Bene. Michele, molte famiglie hanno una connessione dati a consumo oppure utilizzano smartphone per fare hotspot. È vero, ok? È verissimo. Quindi attenzione, io ho seguito diverse conferenze di servizio dal MIUR, ok? Alcune volte si sottovaluta tantissimo questo aspetto. Non siamo tutti smart, ok? Allora, scusate, ogni tanto mi interrompo perché vedo, alcune domande. Abbiamo bisogno di capire in pratica come agire. Parlo per la scuola primaria, non è facile già questo. Certamente, questo hai perfettamente ragione. Io che cosa consiglio? Che cosa ho consigliato? Attenzione, questi sono stralci di telefonate e di connessioni. Perché vi ripeto... Non ho mai affrontato una situazione di emergenza di questo genere, però io che cosa farei? Allora, tutte le scuole hanno un sito internet, ok? Nella stragrande maggioranza dei casi. Ovviamente tutte le scuole dovrebbero, a mio avviso, avere una pagina dedicata per supportare gli studenti, ok? Quindi una pagina da cui, per esempio, linkare una serie di cartelle drive sotto password da distribuire alle varie classi, in cui ogni docente del corso deposita almeno i materiali o addirittura un link a un Dropbox. Quindi banalmente una pagina in cui inserire questi link. Questo probabilmente può essere un primo approccio rapido. Ovviamente non solo questo, però il sito esiste e quindi perché non usarlo? Ma come faccio per far sapere ai genitori come procedere? Beh, come sopperire a questa situazione di emergenza? Messaggio quindi sul sito, messaggio da registro elettronico, ok, per chi ci accede, spero la stragrande maggioranza dei genitori, messaggio diretto via email, telefonata diretta se possibile, però ovviamente mi rendo conto che su una scuola superiore di 1500 allievi è impossibile, però si può fare una cernita e capire dal punto di vista informatico chi ha letto o non ha letto una circolare. Quindi in qualche modo possiamo avere percezione. Messaggi con cartelli fuori dalla scuola. Ciò che è successo,
Quindi un bel cartello fuori dalla scuola che dice qual è la procedura di connessione, dove andranno a prendere i compiti gli allievi. Quindi adottare tutte strategie, alcune volte anche analogiche, ok? Quindi prevedere anche questa situazione. Ma come condividere eventuali password o procedure? Allora, come si sono mossi alcuni colleghi a cui stavo dando una mano negli scorsi giorni? Beh, telefonata diretta. Ok? Gruppi WhatsApp, gruppi Telegram. Quindi tendenzialmente gruppi WhatsApp monodirezionali, ma in che modo? Coordinatore di classe, genitore rappresentante di classe e genitori. Questa può essere una strategia che stanno adottando alcune scuole qui nel mio quartiere, per dare comunicazioni rapide e per sostenere i genitori e l'ansia sostanzialmente anche dei genitori su come affrontare questa emergenza. Strumenti per comunicare velocemente. Allora, l'ho detto prima, sito internet, mail istituzionali, se siete in grado, realizzate dei gruppi, delle mailing list in cui inserire gli indirizzi dei genitori per classi, il registro elettronico, ha già tutto il necessario per comunicare alle famiglie e per condividere materiale didattico. Quindi, se non sapete proprio da dove partire, utilizzate quello strumento e ditelo ai genitori anche in modo analogico con cartelli fuori dalla scuola. Ok? Gruppi WhatsApp, come vi dicevo prima, gruppi Telegram, pagine Facebook. Lo so che alcune volte questi strumenti venivano, cioè prima che tutto ciò accadesse, non venivano neanche considerati per fare didattico, per fare comunicazione, però siamo in una situazione di emergenza, quindi a questo punto, ok, anche su alcune circolari sono state date queste indicazioni, quindi andiamo avanti comunque. L'importante è superare la prima fase, okay, che è la fase di coordinamento. Io che cosa uso? Alcune volte uso per il mio lavoro, ma con alcuni colleghi in questo periodo, colleghi diciamo, con cui stiamo pianificando le attività di emergenza, uso Slack, ok? Slack.com è il sito di riferimento, che è un sistema di collaborazione, okay? Per gestire gruppi di lavoro. La cosa fantastica di Slack è la seguente. Allora, scusate, ogni tanto mi distrago, vedo le domande, risponderò di volta in volta e magari ne faccio una risposta, un documento che poi vi condivido. Slack è un sistema di collaborazione, come vi dicevo, la cosa fantastica è la seguente. Non so se voi avete mai percepito la difficoltà all'interno di un gruppo WhatsApp o Telegram nel ritrovare, soprattutto WhatsApp in realtà, nel ritrovare un'informazione passata. Supponiamo, stiamo chiacchierando su un PON, stiamo chiacchierando su un'azione didattica, ok? E il collega mi dice: guarda che te l'avevo detto la scorsa settimana, ovvero 200 messaggi fa. Slack mi permette di organizzare le conversazioni per gruppi, per categorie. Posso aggiungere tag alla mia conversazione, quindi posso dare un ordine alla mia conversazione, fare in modo tale che tutto ciò che riguarda la formazione abbia il tag formazione, tutto ciò che riguardi ad esempio il PON specifico abbia il tag specifico. Quindi estremamente utile. Ha una curva di apprendimento un pochino più ripida, ok, per quanto riguarda gli altri applicativi, però potrebbe essere uno strumento che magari un pochino più avanti potreste sperimentare. Dove formarsi? Allora, il Ministero ha dato indicazioni specifiche ed è, secondo me, uno degli strumenti più interessanti, quello che ha messo su con le reti di avanguardia educative e piccole scuole di supporto all'emergenza sanitaria. Vi apro la pagina specifica, ma immagino che voi già conosciate questo. Allora, mi sposto solo un istante. Dove trovate ogni giorno webinar sull'uso di specifiche tecnologie, ok?
Quindi oggi ne abbiamo già tantissime, una decina, hanno una durata circa di 45 minuti. Sono ben fatti, sono tenuti da colleghi bravissimi, volenterosi, quindi vi invito a seguirli online. Tenete anche a conto che un'informazione che ci è stata data proprio ieri, voi probabilmente sapete che in Italia esistono delle entità che si chiamano Future Labs, che sono entità dove dovrebbe fare formazione metodologica didattica usando le tecnologie. Ne esistono diversi in Italia che fanno capo a diversi istituti, tendenzialmente sono istituti superiori. Ecco, ci saranno azioni di formazione online rivolte al territorio, svolte nei prossimi giorni da queste entità. Okay? Verrà comunque data comunicazione a livello ministeriale. Quindi ci sono veramente tanti canali. Altre cose, allora mi sposto un attimo di nuovo su Acrobat. Perfetto. Quindi trovate moltissimo. Piattaforme in cloud, credo di dire cose note, ma le due principali, Google G Suite e Office 365. Entrambe le piattaforme ovviamente sono valide e sono gratuite per la scuola. Prevedono una fase di registrazione che richiede un processo che dura in circa 2 o 3 giorni. Credo che in questo periodo sia stata tremendamente accelerata anche l'apertura di una G Suite for Education. Richiede un amministratore, quindi una persona dedita alla gestione dei servizi, ma sostanzialmente altro non è che un utilizzo degli applicativi Google legato al dominio della scuola e quindi nome utente e password fanno riferimento al dominio, cioè l'indirizzo della scuola, e su quello possiamo avere una gestione di gruppo, di classe sui i vari applicativi. Ciò accade anche per Office 365. Okay? E lì, questi sono link che vi rimandano direttamente al prodotto. Tutti e due i sistemi prevedono quindi spazi di condivisione e di archiviazione di file, gestione di classi virtuali, realizzazione di siti, modalità per effettuare test, sistemi di videoconferenza, whiteboard, blocco appunti, condivisione e produzione video. Quindi avete tutto il necessario. Ovviamente avete tutto ciò che vi serve per fare didattica online e ovviamente ciò che manca che mancano probabilmente sono guide all'utilizzo di questi strumenti. Anche su questo io sto preparando una serie di risorse, fatte anche da altri colleghi, di cui poi trovate anche i webinar nel link che vi ho segnalato prima, quello di Indire. Ma vi do anche due riferimenti che sono poi quelli principali, le guide per l'amministrazione, le guide agli applicativi della G Suite. Vado un attimo su questi siti per mostrarveli. Mi sposto di nuovo su. Scusate un attimo. Che vi rimanda alla pagina principale, in questo caso dell'amministratore G Suite, ovvero qui trovate tutte le modalità per potersi registrare una G Suite, quindi tutte le indicazioni per il dirigente scolastico e per l'amministratore, l'animatore digitale o comunque chi è preposto a fare questa operazione. Altro link che può invece essere utile al docente è la guida agli applicativi G Suite. Quindi che vi mostro tra brevissimo. Che è questa, dove trovate in realtà una guida passo passo semplificata sull'uso dei principali applicativi, okay? Che non sono solamente
presenti all'interno della G Suite, che sono quelli che usiamo banalmente nel momento in cui registriamo gratuitamente un account su Google. Quindi qua trovate linee di condotta, procedure, paragoni con altri applicativi e guide passo passo per, ad esempio, scusate, prendiamo Gmail, su come scrivere un'email, come spedire un'email, come gestirla, okay? Come condividere documenti, come inserire un allegato all'interno di un'email. Quindi un manuale pronto per essere utilizzato. Perfetto. Stessa cosa per quanto riguarda la piattaforma Microsoft, quindi corsi di formazione Office 365 gratuiti e guida e formazione su Office. Apro anche questa pagina in modo tale che resti registrato. Perfetto. E qui trovate potete andare direttamente sulla pagina in lingua italiana, guide e tutorial all'uso di questi applicativi, alla piattaforma cloud di Office. Torno alle slide. Scusate, non vi ho mostrato il sito. Perfetto. Dove trovate di tutto. Torno alle slide. Quali software? Allora, vi ho indicato due servizi online, ok? Che in ambito di urgenza, ma io credo solo di urgenza, nel caso in cui la scuola non sia dotata cioè non abbia provveduto a una registrazione delle Google G Suite o di una piattaforma Office 365 dedicata alla didattica, potreste, ma solo in ambito di urgenza, utilizzare un account privato. Non è da fare sostanzialmente perché l'account privato è del singolo, però se dobbiamo sanare una situazione di urgenza e quindi comunicare può essere un primo approccio, però poi deve inevitabilmente trasformarsi in qualcosa di un pochino più sicuro dal punto di vista della privacy, perché dobbiamo tenerne in conto, ok? Quindi quando parlo di utilizzo di WhatsApp, Telegram, che ovviamente possono mettere in chiaro i numeri di telefono, come qualche collega credo mi stia chiedendo o mi chiederà, è ovvio che la cosa non è accettabile. Ecco perché prima accennavo al fatto che forse è meglio avere una comunicazione di questo genere: docente coordinatore, rappresentante della classe dei genitori e il rappresentante della classe comunica tutto, ma solamente nella prima fase di urgenza, ok? Quindi molti colleghi si stanno spingendo, probabilmente perché non ci sono altri strumenti a disposizione, nel mandare ai propri allievi via WhatsApp il file PDF o la presentazione. Certo che in questo caso ci sono problemi di privacy e non pochi, però possiamo anche pensare che la comunicazione non avvenga direttamente con gli allievi, ma magari con i genitori degli allievi e magari qualche far firmare una liberatoria al volo. So che sono indicazioni molto, diciamo, sommarie, ok, superficiali, però io penso al problema immediato, ok? Dopodiché cerco di sanare, anche perché direttive precise non è che ce ne siano, e soprattutto se i mezzi non funzionano, qualcosa devo trovare. E poi sto facendo didattica online, sto utilizzando i miei strumenti per supportare i miei ragazzi, quindi sto utilizzando le mie risorse e le loro risorse, e devo trovare il sistema migliore, ok, per non creare nessun tipo di divario. E benedetto Dio, se devo far fronte a certe condizioni di privacy, cerco di legalmente di non fare delle sciocchezze, però questi ragazzi io a maturità li dovrò portare, per esempio nel mio caso, e devo trovare un sistema. Fortunatamente nella mia scuola questo problema non sussiste perché abbiamo già messo in piedi, perché fortunatamente c'è un bel gruppo di docenti che ci sta lavorando, un sistema di
video, okay, di videoconferenze online per supportare i ragazzi e per fare oggi pomeriggio, per esempio, il primo collegio docenti online con 200 do docenti. Okay. Quali software? Allora, volevo farvi una lista di software essenziali, ma c'è chi già per me e io ho selezionato queste risorse perché secondo me sono valide e sono fatte da bravissimi colleghi che hanno oltretutto anch'essi canali YouTube, belle pagine Facebook, bei siti su cui collezionano tutorial, come tutti noi in questo periodo. La mia scuola è differente. Che cosa troverete su questo sito? Andiamoci, quindi un clic. Mi sposto adesso sulla pagina. Eccoci qua. Perdonate la mia rapidità. Cosa troviamo sul sito? Allora, abbiamo una serie di sezioni: comunicazione, linee guida per le scuole in cloud, linee guida per fare didattica online. E qui ritroverete più o meno le cose che vi ho narrato prima, ma banalmente perché sono cose che più o meno tutti già facciamo. Loro appunto consigliano l'uso in questa prima fase di una comunicazione via mail, pagine Facebook, WhatsApp, e anche loro in questa fase consigliano l'uso di queste due piattaforme. Ovviamente bisogna attivarle, quindi se riuscite a farlo nel più breve tempo possibile è importante, okay? È essenziale. E qui avete la cosa interessante, loro hanno inserito, oltre ai link diretti ai prodotti, anche a link ai tutorial che sono fatti bene. Quindi molto spesso corredati da video lezioni. Essenziali 15 minuti per avere un primo approccio, ok? Per utilizzare il sistema. Che cosa troviamo? Registro elettronico. Quindi abbiamo indicazioni per una condivisione online dei materiali didattici, quali usare, quali sono, videoconferenza, quali sistemi utilizzare, Teams, Hangout, Jitsi, WhatsApp, quando, come usarlo e perché, e come far fronte a diverse problematiche legate alla privacy. Perfetto, ok. O ancora uso di YouTube, riunioni collegiali online, condivisione, piattaforme di condivisione, gestione didattica, quindi gestione della didattica, WeSchool, Fidenia, Google Classroom, ok. Tutte cose che possiamo imparare utilizzando questi brevissimi tutorial ben fatti, oltretutto. Applicazioni, OneDrive, Google Site, tutto ciò di cui anch'io parlo nei corsi con tecnica della scuola, materiali didattici, didattica autentica, strumenti audio e video, ok? Importantissimo in questo pe periodo, modalità per registrare lo schermo, quindi la mia lezione, la mia video chat, voglio registrarla per esempio per poi concedere ai miei allievi per poter vedere e sentire la lezione in qualsiasi momento. Quindi trovate tantissimo anche sulla metodologia e il calendario dei webinar, ok, che sono stati prodotti da questi colleghi. Quindi un'ulteriore risorsa. Ritroverete anche link ai webinar realizzati su Avanguardie Digitali che vi ho segnalato prima, ok? Quindi ottima risorsa che dovreste dove comunque avete già uno starter kit di partenza sugli strumenti da utilizzare. Andiamo avanti. Mi sposto sulle slide. Altro sito interessantissimo che in genere consiglio io durante i corsi con tecnica della scuola, ho un corso che si chiama Starter Kit delle competenze digitali. A me piace segnalare sempre questo sito perché è realizzato da una bravissima collega inglese che già da una decina di anni, partendo dalla sua scuola e chiedendo ai suoi colleghi quali fossero gli software più utilizzati per fare didattica per qualsiasi disciplina, ha iniziato a creare queste enormi tabelle.
azienda e ha chiesto loro di fare una breve recensione su come l'hanno utilizzato nella loro didattica. Bene, lei poi è andata avanti, ogni anno chiede non solo ai suoi colleghi, ma fa una call online indirizzata a tutti i docenti, ha aperto un centro di formazione sua e sostanzialmente che fa ogni anno, alla fine di ogni anno, pubblica una serie di risultati e suddivisi per software web e applicativi che le persone utilizzano per il loro apprendimento in generale. Oppure i primi 100 software e servizi utilizzati per progettare e supportare l'apprendimento in un ambito aziendale. O ancora software che vengono utilizzati nelle scuole e nelle università per fare didattiche. Quindi un clic lì sopra su quel link che vedete sulla slide vi condurranno non solo a una descrizione dell'applicativo, ma a una serie di esperienze. Può essere utile anche per farsi un'idea. Software libera a scuola, collezione di software open source per una didattica a distanza. Interessantissimo anche per questo sito, per i colleghi che hanno intenzione di utilizzare sistemi open e quindi magari non vogliono usare per diversi motivi, perché magari non hanno una Google Suite e hanno necessità di mettere in piedi subito un sistema di videoconferenza per organizzare le attività della scuola. Cosa troverete su questo? Beh, diversi software liberi e gratuiti da poter utilizzare. Anche qui trovate i tutorial e online su YouTube trovate i tutorial video che vi guidano. Un applicativo molto interessante è Jitsi, che vi permette di fare lezioni online. La cosa interessante di questo sistema è che vi permette di creare webinar senza un numero, cioè senza limitazione di numero di persone che si possono collegare al webinar. L'unica limitazione ovviamente è nella banda utile, ok? Quindi nell'occupazione di banda. Potete fare moltissimo, chattare, mostrare più schermi, condividere una whiteboard. Ovviamente queste slide sono linkate e vi rimandano direttamente sul sito. Il Beniamino della video lezione. Allora, anche qui è nata dalla mia esperienza una raccolta di azioni da fare e non fare quando si è davanti alla fotocamera. Cosa io, come tanti docenti, ho un mio blocco appunti dove inizio a scrivere tutto ciò che ho fatto o non ho fatto durante un webinar con tecnica della scuola più che una lezione online con i miei allievi. E mi sono scritto alcune cose che adesso vi condivido, queste ed altre. Allora, suggerimenti per fare lezioni online in diretta. Cosa farei io? Allora, se avete intenzione di realizzare video lezioni con Google Hangout Meet, Microsoft Teams o Zoom che vi ho segnalato prima, bene. È utile sempre, dal mio punto di vista, mostrare il viso. Ciò tenderà a non far annoiare gli studenti. Risulta più noioso vedere solamente le slide di presentazione. Okay? Cosa essenziale è quella di guardare direttamente la webcam invece che lo schermo. Quando state cercando di enfatizzare un punto della lezione. Quindi attenzione ragazzi, che sto spiegando questo argomento. Questo è essenziale, ok? E poi è essenziale creare movimento davanti allo schermo. Sembra coreografico, ma ciò evita l'effetto sonno che si ha quando comunque si ha un'esposizione, diciamo, con lo stesso tono di voce dove c'è poca dinamicità. Altro punto, cercare di costruire lezioni in cui inserire spesso piccoli quesiti per tutta la classe. Allora, cosa succede? Quando si è online, succede la seguente cosa: non si ha percezione di cosa stanno combinando i ragazzi. Io in genere, e dopo ve lo accennerò, ho un mio protocollo e dico ai ragazzi: attenzione, prima della lezione dico, quando entrate in classe, cortesemente spegnete il microfono e magari spegnete anche la webcam, non mi interessa, per due motivi, non mi interessa vedere cosa avete dietro la vostra schiena, e due, per questioni di privacy, e tre, per ridurre l'occupazione di banda. Ok? Purtroppo, però, quindi, quando si è online, io non ho percezione del fatto se i ragazzi si stanno annoiando e stanno facendo così, ok? In presenza,
capisco come modificare il mio tono di voce e il mio gesticolare, ok? O introdurre argomenti alternativi in funzione della loro attenzione. Quindi alcune volte potrebbe essere più semplice fare ogni tanto delle domande, per certi versi anche un po' sciocche. Ragazzi, siete ancora con me? Ragazzi, chi vuole un caffè? Ok, che vi pago al bar. Nel senso, svegliare un attimo la conversazione ogni tanto, quindi prendere dei momenti per far questo, cioè alcuni momenti specifici durante la lezione. Quando fare riferimento all'argomento, oppure fare riferimento all'argomento, come dico nella slide che stiamo spiegando. Qual è la risposta al problema, okay, che vi ho sottoposto? Oppure una soluzione interessante può essere quella di incoraggiare e porre domande. Quindi, in genere, cosa dico? Attenzione, ragazzi, e questo lo dico prima della lezione: tenete in conto che al minuto 15 o a fine lezione, potrò dare la possibilità a tutti di inserire domande nella chat o in altro modo. Dico ai ragazzi, attenzione ragazzi, segnatevi da parte le vostre domande e prenotatevi in chat. Sarò io che dirò quando porre la domanda. Ok? Perfetto. Aspettatevi difficoltà tecniche nella sessione live. Succede sempre. Momento, succede spesso, non sempre ogni volta, cioè succede che il ragazzo non spegne il suo microfono oppure la linea dati è lenta, ok? E molto spesso, nel 90% dei casi, il problema tecnico non dipende dal docente che trasmette, ma dallo spettatore. Prima di cominciare un'attività di videolezione, sarebbe opportuno fare un test con un collega. È ciò che abbiamo fatto più di una settimana fa con un gruppo di docenti per valutare il lato, diciamo, valutare ciò che vede l'allievo, okay, e quali difficoltà potrebbero verificarsi. Quindi vedere sempre anche la prospettiva degli studenti, se è possibile fare questa operazione. Se non è possibile, ci si lancia comunque. Se vivete in una zona in cui la connessione internet non è veloce, non è delle migliori, e tenete conto che in questo periodo si avvertono cali di banda, e secondo me, ma questa è una mia percezione, ce ne saranno sempre di più. Banalmente ieri, ciò è accaduto al Politecnico, all'università, cali ovviamente naturali di banda. Okay? A me succede spesso, in questo momento noi in casa abbiamo un calendario in cui ognuno ha messo il proprio impegno, la propria occupazione di banda, il tempo di quando farà lezione o seguirà una lezione online. E mio figlio seguirà le sue lezioni dal Politecnico di Torino Online, mia figlia sta seguendo le lezioni dei suoi insegnanti del liceo, quindi diventa complicato. Quindi per adesso dalle 11 a mezzogiorno è il mio tempo, quindi dedicato a questo. Perfetto. Suggerimenti per registrare il video, ok? Allora, così come accade in diretta, consiglio sempre, come ho detto prima, di mostrare sul video registrato il vostro viso. Quindi slide e il vostro viso, a destra e a sinistra. Okay? Esistono strumenti di cui vi lascio i link che trovate nei link precedenti come tutorial anche in lingua italiana di questi due software. Questo è Screencast-O-Matic, che è quello che uso io sia su Mac che su PC. Fantastico software, vi permette addirittura di mettere i sottotitoli, cosa importante perché può essere utile a allievi che hanno necessità specifiche o comunque è bene ribadire alcuni concetti o sottolineare alcune cose che vengono mostrate nel video. Quindi l'immagine vostra viene posta in un box in un angolo del video. Realizzare registrazioni di breve durata. È più probabile che gli studenti seguano due registrazioni da 5 minuti che una intera registrazione da 10 minuti. Ovviamente poi ci sono casi eccezionali in cui ci si trova a proprio agio davanti alla telecamera e quindi si è bravi a coinvolgere gli allievi. A me non succede, quindi mi devo preparare prima. Se possibile, durante la vostra presentazione, le vostre slide, aggiungete un po' di
transizioni, non dico di aggiungere tanta coreografia, ma movimentate la presentazione in qualche modo. Cioè la dinamicità deve essere usata per spiegare, non per rendere più bella la presentazione. Se poi non mi piace questa dinamica, i sistemi di comunicazione online vi consentono di porre, per esempio, a sinistra il vostro viso e a destra le vostre slide. Questo è importante per creare movimento e attenzione, ok? E per non creare l'effetto sonno, ok? Strumenti per l'hosting di video lezioni in diretta. Allora, ovviamente Google, Microsoft hanno risposto, espanso il numero di utenti per Google Meet, Google Meet e Microsoft Teams. Vi consiglio anche, come dicevo prima, di sperimentare Zoom che nella versione gratuita vi consente di avere più di 100 utenti collegati contemporaneamente. Lo sto sperimentando tantissimo e a mio avviso è uno degli strumenti migliori per fare webinar. Ok? Altra cosa interessante, strumenti per la creazione di video lezioni, ok? Registrate. Quindi nel momento in cui voi vi trovate a creare lezioni e poi condividerle, cioè quindi non lezioni in presenza online, allora il modo più semplice è quello di avere una lavagna bianca e online trovate a prezzi veramente contenuti sui vari store online. Dopodiché basta un cellulare, un treppiedi e filmare ciò che state facendo. Tenete in conto che tutte le YouTube offre un semplicissimo strumento per fare un minimo di montaggio video, aggiungere sottotitoli, introduzione e conclusione e siete immediatamente online. Ok? Quindi, però attenzione, se non avete mai fatto questa operazione, quando realizzate il vostro primo video e lo depositate su YouTube si prende circa 24 ore per fare tutte le analisi di sicurezza e poi vedrete il video. Quindi tenete in conto di questo intervallo. Dopodiché tutte le altre registrazioni andranno immediatamente online. Una serie di software, link che vi volevo segnalare. ShowMe è uno strumento interessante che permette di realizzare video in stile lavagna su iPad. Alcune volte può tornare utile, quindi state costruendo o dimostrando, che so, il punto di tangenza oppure state dettagliando una formula di fisica o come si compone una certa frase in latino, in greco, non so, e volete mostrarlo come su lavagna. ShowMe è il software che potrebbe essere utilizzato. Siete utenti Mac come me o iPad e volete imparare ad usare iMovie, cioè un sistema di semplicissimo per fare montaggio video? Bene, è preinstallato su queste macchine. Il link a YouTube vi porta una serie di tutorial. Per gli utenti Windows e Chromebook potete usare WeVideo, ok? Anche qui vi ho inserito il link a YouTube. Edypuzzle, famosissimo, usato tantissimo dai docenti, utilizziamo il video per creare questionari e lezioni, porre domande. Al minuto X compare il questionario e i video che andiamo a inserire possono essere video che realizziamo noi o video che sono stati realizzati da altri. Okay? Allora, molti mi salutano che hanno consigli di classe, collegi docenti, alcuni mi pongono domande su Jitsi, alcuni sulla sicurezza su WhatsApp, uso delle immagini. Poiché sono le 11:57, fra un quarto d'ora anch'io inizierò una lezione online, cercherò il più possibile di rispondere a queste domande. Vi prego di avere pazienza, non riesco a rispondere proprio a tutti. Alcuni mi chiedono, Jitsi può essere usato con Chrome? Io l'ho usato con macOS, quindi su Chrome, su Mac, e funziona. Dopodiché, se mi chiedi nello specifico, parlo di Fabio, per l'uso su altre piattaforme, se hai pazienza, lo testo. O magari nelle mail che ci invieremo, nelle indicazioni, ti ridirigo a dei tutorial già svolti da altri. Ma in questo periodo il mio tempo è dedicato a fare lezioni online ai miei allievi e iniziare a creare una serie di tutorial da pubblicare. Poiché mancano 2 minuti,
Analisi delle risorse. Allora, qui, come dico grazie a un mio collega che prima di me ha realizzato questo form e io lo stavo realizzando e poi ho preso spunto dalle sue idee. Dotazioni dei ragazzi. Ovviamente, probabilmente molti di voi già hanno svolto questa attività. Io l'ho fatta circa una decina di giorni fa, una settimana fa, a tutte le mie classi. Ho chiesto loro cosa avete: ADSL, fibra, modulo SIM, cellulare, hotspot. Parlo di una classe terza ITIS, Città di Moncalieri, Torino, prima settimana di chiusura in Piemonte, quindi non la scorsa settimana. Dispositivi di connessione utilizzati, PC, tablet, cellulari, dispositivi che utilizzano per la trasmissione video e audio. Avete o no un microfono o una webcam? Qual è l'orario che preferite? Poiché l'orario non potrà essere, almeno in questo periodo, identico a quello scolastico, per questione anche organizzativa, ho chiesto loro una fascia oraria e sto cercando di incastrare le cose. Ovviamente la cosa più semplice è quella di allinearsi all'orario scolastico, ma è l'argomento dei collegi docenti di queste ore. I risultati, notate bene, vabbè, tanti con fibra, molti, alcuni con modulo SIM, buona dotazione, cellulare con hotspot. Attenzione che cellulare con hotspot vuol dire famiglie che usano collegamenti ad internet con cellulare, ok? Quindi bisogna tener conto anche di questo divario. In città sto parlando, ok? Il problema, e questa analisi deriva da telefonate che ho avuto con colleghi che lavorano con scuole di montagna, ok, nelle vallate, è ben più grave, ok? I dati statistici, dispositivi di connessione, dispositivi che hanno utilizzato, eccetera, eccetera. Allora, qui e poi vi lascerò queste slide in modo tale che potrete riprendere i link e, come vi ho detto, ci saranno sul sito di Tecnica della Scuola e anche utilizzando altri canali, altri tutorial e sto preparando e stiamo preparando uno starter kit per questa situazione, ok? Fatti di video tutorial. Quello che sto usando io in questo momento è Google Meet, ok? Per scuole che dispongono la Google G Suite e in queste slide troverete una spiegazione passo passo all'uso di questo dispositivo. Ok? Avevo preparato anche una chiacchierata sulle modalità verbali della realizzazione di una video lezione. Vi rimanderò questi link sul documento che vi condividerò. Se avete piacere, magari ci chiediamo l'amicizia su Facebook. Io in questo periodo sto riempiendo la pagina Facebook, ma questo lo farò anche sul mio sito personale, di piccole pillole e informazioni utili. Ok? Banalmente la semplice condivisione di un video tutorial fatto da un bravo collega o da un manuale che ho realizzato io. Bene, sono le 12:01. Leggo solo un'altra domanda. Allora, sì, faremo altri incontri, ok? Perché mi viene chiesto adesso da un collega, mi chiede, ci saranno altri incontri nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Assolutamente sì, ci saranno incontri più o meno di questo stile in cui tenderò a spiegare l'utilizzo di applicativi, su come sto facendo io praticamente, quindi in diretta vi riporto quello che sto vivendo, dandovi tutte le indicazioni del caso. E quindi sì, ci saranno altri incontri. Non vi dico le date perché stiamo incastrando tutti gli impegni, perché la didattica che sto facendo è di mattina, di pomeriggio, in funzione delle esigenze e per gestire questa emergenza. Quindi sì, ci saranno. Bene, sono le 12:01, vi ringrazio, volevo dirvi tantissimo, troverete queste mie slide, consultatele, fatemi le domande, cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Vi ringrazio e vi aspetto online. Un caro saluto a tutti.